Buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti a questo nuovo appuntamento e a questa nuova puntata di Malacoda, come sempre in queste settimane dedicata a conoscere i candidati a sindaco dei comuni della provincia di Firenze. Andiamo in Mugello, quest'oggi ci fermiamo in un neonato comune perché è il nuovo comune di Scarperia San Piero, nato dalla fusione di Scarperia e San Piero Assieve. Per la prima volta si recheranno alle elezioni per votare un sindaco che sarà un sindaco di due vecchi comuni e di un nuovo comune. Vado a presentarvi i candidati, iniziando dalla mia destra con Luca Parrini, candidato a sindaco per la lista civica Idea 2.0. Buonasera a tutti. Ho poi Tatiana Bertini, candidata a sindaco per la lista Liberamente a Sinistra. Federico Buonasera. Ignesti, candidato a sindaco per Centro-Sinistra con Ignesti sindaco per Scarperia e San Piero. Questo la Buonasera, buonasera a lista. tutti. E poi in ultimo Michelangelo Marsili, chiude il nostro tavolo, candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Buonasera a tutti. Allora, inizio mettendovi un po' a vostro agio in questa nostra puntata sul comune di Scarperia e San Piero, perché insomma è un comune nuovo, è la fusione, si tratta della fusione di due comuni, di Scarperia appunto e San Piero Assieve, nata tramite la volontà delle amministrazioni, intese come maggioranza e opposizione, si era opposta e aveva mantenuto il suo no, rifondazione comunista in consiglio comunale tanto a Scarperia quanto a San Piero Assieve, il referendum popolare ha poi deciso per la fusione e l'appuntamento elettorale ci dice insomma che cosa ci dirà, che cosa decidono i cittadini. Però voi vi troverete ad amministrare, se eletti, un nuovo comune con nuove peculiarità e sicuramente nuovi bisogni. Come intendete affrontare questa sfida? Parrini. Dunque, secondo me più che una sfida dovrebbe essere qualcosa di diverso, cioè trarre tutti quei vantaggi che sono e che derivano e che possono derivare da quelle che sono le attuali condizioni della. Posso continuare? Sì, Le attuali prego, condizioni della fusione che sono derivate da un referendum popolare che si è svolto nel mese di ottobre. E tutto questo vuol dire valorizzare e dare la possibilità a entrambe le due comunità di prendere il meglio di tutto ciò che viene dalla fusione. Noi siamo sempre stati per la fusione, siamo tuttora per la fusione, una fusione fatta magari con un po' di troppa fretta, con magari poca organizzazione, ma che comunque deve dare i suoi frutti e trarre il vantaggio da questa fusione per tutte e due le comunità. Bertini. Allora, questa fusione, vabbè, come ha detto Parrini, fusione fatta a freddo, è stata un pochino frettolosa. Se si fosse arrivati ad una fusione un pochino più morbida, diciamo, cominciando a unire servizi e vedendo dove andavamo a finire, secondo me potevamo avere dei risultati migliori. Di fatto, quello che pensiamo noi come lista Liberamente a Sinistra, visto che siamo in un momento di forte crisi lavorativa, il nuovo comune non dovrà essere un semplice esattore delle tasse, però dovrà dare sostegno alle famiglie. Le famiglie oggi spesso non hanno sussistenza economica, spesso pagano bollette e non riescono avere un'adeguata sussistenza alimentare o di Quindi dovrebbe alloggi. servire anche soprattutto a questo. Dovrebbe servire a garantire i diritti essenziali dell'individuo in tutto il suo contesto. Ignesti. Io penso invece che questa sia un'opportunità importante per il nostro nuovo comune, ma per il nostro territorio, cioè in cui, un periodo in cui la politica, effettivamente l'anno scorso, ormai da gennaio 2013, cominciò a elaborare questo progetto, andando forse anticipando i tempi di quello che poi viene richiesto, appunto agli aspetti politici, agli aspetti amministrativi. Io penso i tempi siano stati più che sufficienti. Vi è stato sicuramente, probabilmente, un atteggiamento della Regione Toscana nell'elaborazione della legge che poteva essere magari più di aiuto per le nostre amministrazioni, in quanto magari poteva contribuire di più con delle forme più concrete anche economicamente per quanto riguarda la partecipazione o la condivisione di certi temi con la cittadinanza. Però io penso che il progetto sia stato un progetto innovativo, un progetto che dovrà servire anche a far ricredere gli scettici e quindi sarà questa la responsabilità E questa è la sfida. con cui dobbiamo insomma, presentarci e innovativo soprattutto per tutto il Mugello perché effettivamente le varie funzioni fondamentali dei comuni possono diventare uniche e quindi avere anche una Ci prospettiva più arrivo. ampia. Marsili. Continuando sulla scia del discorso sulla fusione, vo voglio fare un inciso. Il Movimento 5 Stelle che io rappresento per il nuovo comune di Scarpia e San Piero è per la
è per il comune unico del Mugello. Quindi per è un primo passo, la sfida è che però, è un primo però passo. Il movimento a Scarperia aveva fatto, si era opposto a questa fusione per le motivazioni che stanno dietro a questa fusione, che sono anche poi la causa, a nostro giudizio, della frettolosità della fusione. Cioè probabilmente un dissesto a causa di espropri di terreni nell'ex comune di San Piero fa sì che ci sia una sentenza che per ora è di secondo grado e si aspetta una sentenza definitiva, però è una spada di Damocle che pende su questa fusione. Per noi sarebbe stato molto più sensato, per dare un vero risparmio, fare una fusione allora sì di tutti i comuni del Mugello, che poi sono amministrati più o meno tutti dallo stesso colore. E veniamo proprio a Scarperia e San Piero, entriamo un po' nel vivo delle domande. Inizio da Tatiana Bertini, perché insomma Scarperia ha quello che nel centro storico è ritenuto il salotto del Mugello, la piazza è il centro storico, uno dei centri storici di valenza sicuramente artistica e culturale più importanti del Mugello, ma anche forse dell'intera provincia. Pedonalizzazione del centro storico, questa potrebbe essere la strada da percorrere? La pedonalizzazione completa del centro storico, ho paura che vada a discapito un pochino delle attività del centro storico, di tutte le attività commerciali. Comunque si potrebbe pensare ad una pedonalizzazione in determinate fasce orarie, magari per permettere, io vedo ci sono ad esempio nella piazza tanti bambini che ci giocano, che non ci siano pericoli. Quindi pedonalizzazione sì, ma... Da concordare anche con le attività che sono presenti nel centro storico. Ignesti? Ma io penso, per la conformazione del centro storico, abitandoci anche come cittadino, io penso la pedonalizzazione per tutta la settimana non sia un aspetto peculiare. Una pedonalizzazione, secondo me, sul fine settimana e su determinati periodi dell'anno, secondo me, diventa fondamentale, creando proprio anche un'estensione di quella che è la pedonalizzazione attuale, cioè quella che c'è solo la domenica, magari estendendola a altri giorni del fine settimana, in questi periodi specialmente di primavera e anche con l'inizio poi degli festeggiamenti del D8 fino a ottobre, che poi tra virgolette non si rientra. Poi si rientra in casa per trascorrere l'inverno, sono anche i momenti più importanti per la vita sociale e anche turistica di Scarperia, e in quei giorni lì secondo me effettivamente il concetto di pedonalizzazione, logicamente seguito anche da un arredo urbano un po' più importante rispetto a quello che è stato fatto fino adesso, io penso sia una delle possibilità da vagliare e che sicuramente, se saremo noi a amministrare, ci troverà pronti a discuterne e affrontarlo in maniera seria. Marsili. Allora, a tale riguardo il Movimento 5 Stelle opererà in questo modo a Scarperia e in particolare io, oltretutto io sono un operatore turistico, faccio la guida turistica. Per cui turistica. Insomma conosce quello che può essere il tema. Lo vivo, sì. Quindi noi porteremo avanti una collaborazione con tutti gli esercenti di Via di Roma per trovare quella che sarà la soluzione migliore sia per loro che per la comunità nel suo complesso, perché la funzione turistica deve diventare probabilmente la funzione trainante per il nuovo comune, perché Scarperia e San Piero... Quindi pedonalizzazione, quindi, ma in accordo con, cioè sì, prima un passaggio... iniziando dal periodo, alla pedonalizzazione dal periodo in cui ci iniziano le presenze turistiche, cioè dalla seconda metà di aprile fino sicuramente alla fine di settembre, inizio ottobre, però non una pedonalizzazione forzosa in cui io sindaco decido condivisa tutto, con gli esercizi commerciali e anche con gli stessi residenti del centro storico, perché porterebbe a delle variazioni di viabilità ovviamente. Parrini. Beh, credo che questo sia uno degli argomenti che mi interessa più particolarmente, sono la mia attività all'interno del centro storico, quindi più volte si è affrontato in tutte le sedi possibili quelle che sono le possibilità di attuazione all'interno del centro storico. Vorrei però, tu hai fatto riferimento, Ilaria, a quelle che sono le condizioni del centro storico di Scarperia, ma le stesse caratteristiche ce l'hanno un po' tutte i centri storici dei paesi del Mugello. Senza dubbio il nostro pensiero è quello di intanto creare quelle possibilità, se dovessimo affrontare il problema, se di problema parliamo, di rendere possibile e dare quelle attuazioni nell'immediatezza dei centri storici per poter andare verso una pedonalizzazione.
più volte anche nell'ultima legislatura io in cosa quanto si intende? Cioè praticamente prima bisognerebbe preparare il contorno, senza dubbio, parcheggi senza dubbio, piuttosto certo. che aree parcheggi, di sosta. Parcheggi, aree di sosta che già in questo momento con il traffico nel centro storico hanno delle difficoltà notevoli. Mi rifò a quella che è Piazza della Torricella, per esempio. Comunque alcune particolarità, senza dubbio. E la sfida importante che noi vorremmo portare nei centri storici, ma non solo in quello di Scarperia, mi rifò appunto, come dicevo prima, anche a Piazza Colonna, è quello di rendere l'appetibilità dei centri storici, sia sotto l'aspetto turistico che quindi sotto l'aspetto... Quindi prima di parlare di pedonalizzazione, pensiamo dubbio, a renderli attrattivi, senza poi possiamo dubbio. Discutere di tutto questo. Quel, termino solo con una particolarità, tu hai parlato di salotto, sì, abbiamo cercato di portare a farlo diventare un salotto, però è mancato quell'input, forse quelle scelte coraggiose che invece dovremmo fare per pensare a. Beh, la pedonalizzazione potrebbe essere una di queste, potrebbe ma anche essere un po' di difficoltà in merito. Certo. Passiamo all'argomento successivo, perché c'è stata una decisione che ha messo un blocco ad un parco eolico che comunque interessava in qualche modo anche ovviamente il comune di Scarperia e San Piero, il parco eolico del Monte Gazzaro. Ecco, è stata un po' una sconfitta della politica per come l'avevate deciso e predisposto, insomma un po' un futuro verso il verde che se ne va, è stata una vittoria un po' di una burocrazia, insomma la burocrazia che ha detto e alcune parti della burocrazia degli enti che hanno detto no, non si fa, quindi insomma si stoppa, Agnesti. No, io non penso sia stata una sconfitta della politica, è stata qualcosa di peggio, è stato un prendere in giro chi ha intenzione di fare, perché questo è stato un progetto che non è nato da un giorno all'altro, è un progetto che va avanti da oltre 2 anni, c'erano state le valutazioni fatte anche da tutte le commissioni comunali per quanto riguardava il comune di Scarperia, oltre a quelle esterne riguardanti le paesaggistiche, avevano dato tutte parere favorevole. L'impatto ambientale era stato valutato inesistente, la sovrintendenza a gennaio ha riconfermato questa situazione, poi 2 mesi dopo, perché qualche comitato con qualcuno che va a fare magari una girata una volta tanto per farsi mettere sui giornali, ha fatto sì che un intervento da oltre 6 milioni di euro, che avrebbe portato sì l'innalzamento di 6 pale eoliche le più piccole esistenti sul mercato, e nell'area forse a maggior concentrazione e potenzialità di ventosità per quanto riguarda i siti di questo genere in Europa, con la possibilità per gli stessi enti comunali, quindi di Scarperia, anche a quel tempo, quindi ora Scarperia e San Piero, Barberino del Mugello e Firenzuola, di avere anche oltretutto un introito di circa 40.000 euro l'anno per 20 anni dalle energie pulite, perché se quindi si comincia una sconfitta. Secondo, è una sconfitta, è una presa in giro, cioè perché oltretutto se questi progetti si ritiene di non doverli fare anche da parte degli organismi competenti, quindi non mettere sempre anche le strutture comunali a lavorarci in collaborazione, cioè, ma quindi sono aspetti o regionali non ce lo fate fare proprio, o subito viene detto, perché anche chi deve venire a investire, poi cosa succede? Sì, è stato bocciato il progetto, però ora c'è una causa dei soggetti che hanno presentato il progetto nei confronti del Ministero che poi si riverserà sulla Regione. Penso che questo non sia, anche da un punto di vista lavorativo, visto che parecchie aziende del territorio sarebbero state coinvolte, ecco, in questo. A proposito, l'acquapanna come l'ha presa? Ma io l'acquapanna non è che abbia contatti con l'acquapanna, io ora sono come tutti gli altri, siamo singoli cittadini che ci troviamo lì. Sicuramente era un progetto in cui credevano, avrebbero avuto probabilmente dei risparmi importanti su quanto riguardavano le bollette energetiche, pensando anche ai nuovi investimenti che avrebbero dovuto fare per la logistica nell'area appunto lì di Panda, togliendoli da altre province, penso non l'abbiano accettata bene, ma non è tanto l'acquapanna o no. È il discutere se questi interventi, che poi vengono sbandierati e palesati a quattro venti, quando poi effettivamente vengono portati avanti, quindi se non ci si crede, insomma, se non ci si crede o ci sono delle problematiche, che venga subito detto di no, non che si faccia perdere 2 anni e mezzo di tempo. Io mi devo fermare perché c'è lo spazio informativo che incombe, torneremo poi con Marsili, Parrini e Bertini proprio su questo argomento, ci vediamo tra 5 minuti. C'è la foglia, arriva più a un bicchiere.
E allora grazie al nostro spazio informativo torniamo a Malacoda, torniamo a parlare del comune di Scarperia e San Piero con i candidati a sindaco Luca Parrini, Tatiana Bertini, Federico Ignesti e Michelangelo Marsili. Stiamo parlando di del blocco di un progetto riguardo a un parco eolico, il parco eolico del Monte Gazzaro, che ha sconvolto un po' i piani e le approvazioni di quello che è stato invece, quelle che sono state invece le decisioni amministrative. Ignesti ha già risposto, quindi chiedo a Marsile se è stata un po' una sconfitta della politica e una vittoria della burocrazia. Ma io mi riallaccio a ciò che ha detto Federico Ignesti, ed è uno dei motivi per cui esiste il 5 Stelle, cioè in Italia anche chi è parte della struttura politica che governa l'Italia si deve prendere atto che in Italia è difficile fare molte cose perché è tale il livello di disorganizzazione, cioè di mala organizzazione, che fare impresa, fare dei progetti che non siano progetti per il giorno dopo è sempre molto difficile per le ragioni più svariate. Ora io nel particolare dell'impianto eolico del Monte Gazzaro sicuramente c'era anche una problematica di dire lì passa il sentiero degli dèi che è nel nostro Appennino il percorso turistico a maggior frequentazione di tutto l'Appennino di Tosco Emiliano. Ogni anno passano tra gli 8.000 e i 14.000 escursionistici. No, sicuramente quello era proprio un punto sensibile per quel discorso. Poi il Movimento 5 Stelle è assolutamente per le energie rinnovabili e sostenibili, però è per le energie rinnovabili e sostenibili quando vengono ad essere veramente e potentemente a favore della cittadinanza. Qui c'era secondo me anche un po' più un interesse più forte della Nestlé di poter dire di produrre con energie pulite, che non è una cosa sbagliata, però non era una situazione ideale e perfetta, anche perché si andava a incidere pesantemente sul percorso del sentiero degli dèi, che ripeto... Insomma, due aspetti che lei tiene in considerazione. Parrini. Sì, sì. Poi. Allora, la nostra posizione è semplice, sì alle energie rinnovabili, no a dei sistemi che vadano sempre a vantaggio di pochi. Mi rifò ad un esempio semplice, l'applicazione dei pannelli fotovoltaici all'interno del nostro territorio sopra la vecchia discarica del comune di Scarperia e attualmente del comune di Scarperia e San Piero doveva avere, quando fu instaurata dall'Unione dei Comuni, perché loro fecero l'investimento, doveva restituire ai comuni di Scarperia e San Piero qualcosa come, se non vado errato, circa 30-40 mila euro se non di più l'anno. Attualmente non a regime, non funzionante, i comuni di Scarperia e San Piero prendono 6.000 euro di affitto dell'area da parte dell'Unione dei Comuni. Questo è quanto. Tornando al Monte Gazzaro, non credo sia l'ubicazione giusta dove poter inserire un'operazione del genere, anche perché, come diceva prima Marsili, il sentiero principale e il più frequentato sopra nel nostro Appennino Tosco-Emiliano è proprio quello dove venivano insediati queste pale eoliche. Allora, questo impianto eolico avrebbe avuto un forte impatto ambientale per la storicità del sentiero, anche perché prevedeva dalla Parisa fino al Monte Gazzaro, per poter portare le pale che con il rotore erano più di 95 metri di altezza, per cui non pale piccole, 6 pale oltretutto, la distruzione di una faggeta per portare la strada con la larghezza di 8 metri. Allora, la conferenza dei servizi ha dato parere negativo. Oltretutto, se il nuovo piano paesaggistico regionale fosse già stato approvato, lì non sarebbe possibile nemmeno costruirci questo impianto eolico. Il discorso che diceva Federico del ricorso che hanno fatto perché non è stato approvato questo impianto, cioè io ritengo che sia un rischio d'impresa, cioè uno fa un progetto e è normale che il progetto può essere, ci spende dei soldi, il progetto può essere
Quindi insomma, confida che il ricorso non venga accettato, insomma, da questo punto di vista. Credo ci sia un dato su cui il... No, velocemente, è tutto vero quello che riguarda il percorso degli dei, che anche noi segnalammo di tenere in considerazione, anzi forse ci poteva essere una probabilità migliore. Insomma... E l'altro sono aspetti non corretti sulla discarica di Pian Vallico, che comunque era gestita da suo tempo da Scarperia e San Piero, a tutti e due comuni, perché l'intervento è stato fatto dall'Unione dei Comuni. Infatti Parrini l'ha detto questo. È stato fatto dall'Unione dei Comuni, ma per i comuni... Cioè era una divisione di, per tutto il territorio del Mugello, perché con quelle entrate che attualmente... Quindi 40.000 euro non erano per erano entrate derivanti con cui verrà costituito il... queste entrate sono adesso di 140.000 euro perché è entrato in corso un anno fa, serviranno per mantenere in piede un servizio importante come il trasporto pubblico locale su gomma per tutto il territorio del Mugello. Altrimenti non si sarebbe potuto partecipare a livello di Unione dei Comuni. Soltanto dire che questo impianto eolico non sarebbe stato così tanto a favore dei cittadini. Cioè avrebbero avuto da perdere in impatto ambientale più che altro, cioè, l'agevolazione sarebbe stata per altri. La fusione insomma darà benefici economici, il patto di stabilità ce lo scordiamo per un po' di tempo, ci saranno dei fondi da spendere, tutti siete insomma visto anche nei programmi, insomma, progetti e cose di questo genere, però c'è una spada di Damocle, l'accennava anche prima Marsili, c'è la spada di Damocle della sentenza, insomma c'è il rischio che poi tutti questi progetti sfumino in favore di un pagamento milionario per quanto riguarda la famosa causa di Pian Vallico. Marsili. Sì, il rischio è più che concreto, anzi, ora non vorrei dire che sia quasi una certezza, però ora si attende la sentenza di Cassazione, che sarebbe già dovuta essere stata promulgata, diciamo, qui perché siamo sempre in un paese in cui la giustizia ha dei tempi biblici, e quindi ancora non è venuta fuori. Quindi lei di vede nuovo il rischio che questi fondi insomma ma il rischio è più che concreto, perché poi c'è da vedere quale sarà la cifra esatta al millimetro, ma io penso che anche il discorso della fusione sia stato fatto calibrato su quello che poi potrà essere il danno che la collettività riceverà da questa sentenza. Ora ovviamente quello che veramente anche dispiace è che questo non sia stato detto e fatto emergere, perché ovviamente chi fa parte dell'amministrazione e poi hanno causato questo danno non può essere certo lui a venircelo a dire, però dispiace di vivere in una nazione dove per esempio adesso si potrebbe beneficiare di vantaggi, ma non lo si sa perché c'è sempre qualcosa di non chiaro, ancora non si sa, sono tutte queste le lungaggini, le disorganizzazioni, così poi si pagano in più tasse e meno servizi. Più rapidi siamo, più domande riesco a fare. Non è che tu gli hai sta di fatto che concordo con quello che diceva Marsili. 12.500 gli abitanti circa del comune unico di Scarperia e San Piero, 1.000 euro di debito se la Cassazione, che può andare in due direzioni, decidesse di accordare questo risarcimento. Ovviamente, sperando che, e questo lo dico con tutto il cuore, sperando che la Cassazione decida di cassare quelle che sono le decisioni invece delle due sentenze di primo e secondo grado, gli investimenti potrebbero essere abbastanza certo. Dicevo, se la Cassazione cassa vuol dire che annulla quelle che sono le due sentenze di prima, quindi la disponibilità economica per quanto riguarda gli investimenti resta. Di conseguenza quel restare, ed era qui lo specifico della domanda, gli investimenti vanno fatti sui cittadini. Perfetto. Poi sulla Pian Vallico vorrei... Ci torniamo. Allora, questa è una spada di Damocle importante, infatti era una delle cose che noi ci portava a votare, a dire che non eravamo d'accordo alla fusione, in quanto avevamo paura che i fondi derivanti dalla fusione venissero spesi se la Cassazione avesse confermato il giudizio. Ad oggi in appello mi sembra che siano da dare per questi espropri più di 11 milioni e mezzo. Milioni. Rischio c'è, lo vede concreto? Il rischio concreto c'è, era meglio se era già arrivato il giudizio in Cassazione, perlomeno sapevamo come programmare anche i fondi rimasti.
insomma. Sarebbe stato l'ideale. Iniesti, rapidamente, perché poi ho una serie di domande a risposta secca. Io dico, insomma, che logicamente della Pianvallico, non della Pianvallico, della sentenza ne abbiamo parlato, penso, più di quella che della fusione nella campagna referendaria. Questo è stato anche un elemento che ha cercato di portare terrore e terrorizzare la popolazione per non andare incontro a questo progetto innovativo. Però veniamo al sodo. Io, in merito agli investimenti, logicamente quello che è stato fatto assolutamente non è stato fatto per coprire eventuali risarcimenti di bilancio, ma è stato fatto perché era necessario adesso che un comune svolgesse in maniera seria quella è la sua attività, cioè dare servizi al cittadino e investimenti sul territorio. E soltanto snellendo la macchina burocratica, accorpando queste funzioni, questo sarebbe stato possibile. No, questo sarebbe stato possibile, ci si propone perché questo sia possibile. Allora, vado avanti e riparto da Parrini. Domande secche. Il comune di San Piero prima e ora Scarperia San Piero ha una manifestazione importante che richiama migliaia e migliaia di persone, che si chiama Ingorgo Sonoro. Da San Piero a Scarperia San Piero avrà un futuro? Manifestazione? Senza dubbio, quelle che sono le manifestazioni d'aggregazione per i giovani e quello che riguarda il territorio vanno sempre comunque incentivate. Sapete io da dove vengo, quindi con me per questa situazione sfondiamo una porta aperta. Certo è, una regolamentazione va data e di conseguenza dico anche questo. Vogliamo andare a vedere l'area feste a San Piero? Quello che era deputato il luogo adatto per fare un'operazione del genere si è rivelato invece un quasi fallimento. Era stata una compensazione per il passaggio della TAV, la realizzazione, quindi andrà rivisto anche questo, senza dubbio. Allora, sono ampiamente d'accordo per i momenti di aggregazione giovanile e meno giovanile, insomma, e l'Ingorgo Sonoro certo che andrà avanti, ben vengano manifestazioni del genere per riuscire anche a dare dei momenti ricreativi e di aggregazione alla cittadinanza. Iniesti? Io penso tutte le manifestazioni storiche, folcloristiche o comunque iniziative che danno una promozione a questo territorio in qualsiasi senso vengano fatte o proposte debbano continuare. Quello che riguarda nello specifico l'Ingorgo Sonoro penso sia una cosa che inventò a suo tempo Alessia Ballini e sia stata una vera innovazione per questo territorio. E poi sull'area feste sicuramente un discorso più ampio deve essere fatto con una riqualificazione e una risistemazione di tutto l'impianto. Marsili? Ovviamente l'Ingorgo Sonoro è stata una buona idea, ha avuto un grandissimo successo, va migliorato se possibile, perché sicuramente adesso essendo un comune unico, secondo me si dovrebbe estendere anche la musica al centro storico di Scarperia, e rimanendo negli ambiti della civiltà. Come è stato? Proloco, Bertini, dei due Proloco diventeranno una, sì o no? Ma io spero di sì, perché se c'è una collaborazione, perché no? Insomma. Iniesti? Ma per me le Proloco, come altre associazioni, devono avere la volontà, loro primi, in primis, di collaborare insieme eventualmente. Diffondersi, quello potrà essere l'amministrazione può aiutare a fare questi processi. Io penso sia più importante istituire una consulta a tutte le associazioni del nostro territorio. Due o una? Perché due o una? Per me possono rimanere due, una. Non c'è scritto da nessuna parte, devono diventare una. Ma come... sì. No. Noi l'abbiamo anche scritto sul programma. Senza ovviamente non vogliamo forzare le singole Proloco, ma noi alla guida del nuovo comune noi spingiamo per una Proloco unica. Unica del comune e unica anche del Mugello, perché il turismo quindi deve andiamo visto, addirittura oltre. No, deve essere visto in funzione unitaria di territorio. Le specificità delle due realtà delle Proloco sicuramente vanno mantenute entrambi, ognuna ha la sua tradizione. La Proloco di Scarperia ha qualcosa di più importante per in quanto il tempo da cui è stata fondata, San Piero meno, però le operazioni tutte e due. Vorrei però dire una cosa, mi riferisco a quello che diceva Federico, sì, velocissima. Da parte nostra ci sarà comunque l'aiuto se ci dovrà essere una fusione delle due Proloco. Beh, perfetto. Allora, vado allo stemma, perché c'è stata grossa polemica per la rivisitazione dello stemma del comune, la possibile eliminazione, insomma, in qualche modo del giglio, se ne è fatto un po' di parola. Sarebbe un danno se, insomma, venisse tolto questo, quanto esperti di marketing in qualche modo dicono. Cosa ne pensate, Iniesti? Ma ne sapete più voi di noi, perché effettivamente ancora non è che si sia visto nessun tipo di proposta o altro. Penso addirittura io che... Semmai, se ci sarà un nuovo gonfalone, dovrà esaltare tutte e due le realtà, le che sono il giglio per Scarperia e le chiavi per San Piero. No, sicuramente sarebbe un errore drammatico togliere il giglio
di Firenze dal simbolo del nuovo comune, perché quello è un titolo onorifico che Scarperia si è guadagnata sul campo nella battaglia del 1350. Cerchiamo di farne uno. Sì, quindi se dovesse essere la fusione di due in uno, può essere un giglio in cui poi ai piedi ci sono delle chiavi o c'è però comunque le chiavi. Ma siete sicuramente d'accordo. Sì, su questo, sì. Mantenere le peculiarità. Senza dubbio, questo beh, è normale che sia così. No, però, e quello che invece volevo ribadire è un altro discorso. Io lascerei comunque la possibilità ai cittadini di dover scegliere, di poter scegliere. Qui si sostituisce. Perché forse qualche passettino invece è già stato fatto. Bertini. Penso anch'io che le peculiarità dei due territori debbano rimanere e concordo anche con quello che dice magari Barlini facendo magari scegliere una petizione. Vado nella zona di Cafaggiolo, Trebbio, la fortezza, insomma un triangolo importante, turistico, attrattivo, però insomma si era parlato nel corso dei tempi di una lottizzazione in quell'area per l'eventuale costruzione di villette. C'è il rischio ancora esistente di questa lottizzazione, una nuova Montichiello Marsili? Ma se vi fosse, noi siamo sicuramente totalmente contrari. Io poi in particolare, anche per il lavoro che svolgo di guida ambientale, assolutamente esclude, no, anzi, che si possa dar corso. No, in maniera totale. Parrini. Nella maniera più assoluta. E qui è sfondata una porta aperta nuovamente, perché a parte il triangolo, ma una valorizzazione a tutto tondo di quelle che sono le possibilità di entrambi i territori, e non assolutamente in questa direzione. Bertini. Allora, Cafaggiolo, il Trebbio, potrebbe essere tutta una cosa che incentiva il turismo nella nostra zona, potrebbe essere incentivato il turismo per le piazze, i palazzi e le ville medicee insomma, che sono presenti. E tutto questo, cioè, per fare questo una ristrutturazione, un qualsiasi cosa deve essere fatto mantenendo la struttura medicea che è in tutte le cose. Il Trebbio e Cafaggiolo sono stati dichiarati patrimonio dell'UNESCO, per cui devono essere accessibili a tutti. Io devo far rispondere solo una cosa soltanto, scusami Federico. No, questo non si rifereva certo al recupero di quello che è l'immobile, no, la tua domanda. C'era la previsione in quel triangolo, certo, di realizzazione, perfetto, di villette, per cui volevo capire se cosa per voi ci stanno, probabilmente, che cosa ben diversa dal recupero di Cafaggiolo. No, certo. Qui si sta parlando di beni di patrimonio UNESCO come il Trebbio, Cafaggiolo, insomma, per lo stesso recupero della fortezza di San Martino, sono perle di un'unica collana turistica che dovrebbe sviluppare il nostro territorio. Penso che però ci sia un errore di fondo della domanda. Le vallette o qualcos'altro è qualcosa che è interno nei volumi del progetto di Cafaggiolo. No, c'era un altro tipo di ipotesi nell'area, no, che esula da quello che è il recupero di Cafaggiolo. No, ma probabilmente è entrata dentro questo progetto. È entrata dentro quel progetto. Vabbè, questo poi io per il progetto domande, di Cafaggiolo non l'ho visto. Sono abbastanza lunghe. Lo so, purtroppo è un limite. Vediamo se questa è un pochino. Vediamo se questa è un po' più stringata. Fusione di Scarperia e San Piero, continuo allargamento della fusione, per iniziare guardate verso Barberino di Mugello o verso Borgo San Lorenzo? Parrini, lì si sceglie, Barberino o Borgo? Dunque, la nostra opinione è sicuramente quella di andare verso la funzionalità dell'unione dei comuni. Questo dovrebbe essere essere annesso un altro comune a Scarperia e San Piero, si va verso Barberino o si va verso Borgo San Lorenzo? Sicuramente verso Barberino. Verso Barberino. La porta del Mugello è Barberino. Non lo so, intanto dovrebbero essere uniti i servizi essenziali, vedere con quali si può avere una continuità migliore. E poi la fusione, ricordiamoci che nelle fusioni comunque le democrazie vanno mantenute. Il rischio di queste ampie fusioni che vengono fatte è proprio che si perda poi in democrazia. No, siamo per mettere insieme le funzioni fondamentali di tutti i comuni, non di Barberino, Borgo, Scarperia e San Piero, di tutti i comuni del Mugello, per rendere questo territorio unico, anche con una visione in previsione della nuova area metropolitana. Per iniziare, progetti di discussione che poi le amministrazioni si trovano a discuterne, secondo me con qualsiasi amministrazione si può cominciare una fusione. Io penso l'importante è che farlo. Si cominci a snellire e a diminuire le funzioni fondamentali dei comuni. È ottimo, perché si stanno spostando sulle nostre posizioni. Noi siamo per il comune unico del Mugello, per eliminare enti
e sovrastrutture e poltronifici, quindi va benissimo. Va benissimo. Tra le due, estensione verso Barberino o estensione verso Borgo San Lorenzo, noi faremo decidere alla cittadinanza, però tenendo presente che ovviamente è uno dei nostri dei punti dei programmatici quello. È il comune unico senza più unione dei comuni. Ora mi rendo conto che io ho pochissimi secondi prima dei vostri, diciamo così, chiamiamoli appelli, se vogliamo usare un nome tradizionale, però abbiamo trattato prima in qualche modo il tema della Pian Vallico. Se doveste scegliere, si chiude o si rilancia? Bertini. Ma io penso che quando una partecipata non dà più servizi essenziali per la cittadinanza debba essere chiusa. Iniesti. Secondo me si rilancia perché si è forse troppo diminuito il discorso e sottovalutato il discorso a Scarperia e San Piero. È una realtà che attualmente vede partecipe tutti i comuni del Mugello e quindi dovrà esserci una concertazione importante, secondo me, dopo che ci saranno state le elezioni con le nuove amministrazioni per valutare l'effettiva nuova mission. E penso che negli anni, comunque, se si pensa a quello che era l'area di Pian Vallico prima del 2000, a quello che è adesso, ha portato molti nuovi posti di lavoro e di alta qualità. Marsili. Ma sicuramente si cambia tutta la dirigenza immediatamente della Pian Vallico, anche se parte è dimissionaria, così. E dopo si fa una valutazione di tipo manageriale, seria, economica, su quali possono essere le vere e reali prospettive di valenza economica della Pian Vallico S.P.A. in funzione della collettività. Se si... Se da questa valutazione, manageriale si vede che ci sono delle potenzialità di funzione pubblica, la si può tenere, altrimenti giustamente la si deve chiudere. Parrini? No, ne dobbiamo uscire. Dalla Pian Vallico ne dobbiamo uscire, perché è dal 2009 che la Pian Vallico ha concluso quello che era il suo mandato iniziale e non riesce più a produrre, o meglio, non ha mai prodotto utili. Ha funzionato, ha dato quello che doveva dare, ma in una partecipata le amministrazioni comunali, il 51% di cui ai tre comuni, Scarperia, San Piero Borgo e Unione dei Comuni, non traggono più nessun vantaggio. Perfetto. Quindi di conseguenza va operato in modo diverso. Benissimo, queste le idee. Io vi lascio insomma poco meno di un minuto a testa a questo punto per il vostro, chiamiamola appello al voto, o meglio, dite ai cittadini di Scarperia e San Piero perché dovrebbero scegliervi quale sindaco del nuovo comune. Iniesti. Perché questa è un'opportunità importante per il nuovo comune di Scarperia e San Piero, perché c'è la serietà di chi si vuole mettere a disposizione con umiltà nel lavorare e nel conoscere anche nuove aspettative. Una possibilità che può essere data soltanto lavorando seriamente e cercando di rimettere in moto molte risorse che verranno dai contributi statali e regionali e graduarne anche un abbattimento complessivo di quelle che sono poi le tassazioni del nostro comune, del nostro nuovo comune, che potrà permettere di fare investimenti e rimettere in moto ancora in maniera maggiore i servizi alla persona. Io penso che il nostro progetto, nato con la fusione di essere innovatori per questo territorio, deve essere anche di stimolo per tutto il territorio del Mugello, e quindi penso che il voto più serio in questo momento sia votare la lista centro-sinistra per Iniesti sindaco di Scarperia e San Piero alle prossime elezioni del 25 maggio. Ma sì. Allora, il mio appello al voto è un appello a una scelta, è scegliere non la politica come una carriera, è scegliere la politica fatta senza delegare, in prima persona, da persone competenti, serie, piene di buona volontà, che mettono in gioco una parte del proprio percorso, della vita, al servizio della collettività. Quindi si sceglie un altro modo di fare politica e si fa pagare anche un conto politico alle classi che alle amministrazioni che hanno amministrato per decenni il nostro territorio e alla classe politica in generale, che secondo me si merita un turno di riposo anche molto lungo. Parrini. Io non vorrei per una, più che un appello, vorrei dire due cose. Vorrei far conoscere a quelli che sono i cittadini di Scarperia e San Piero intanto la differenza che passa fra una politica nazionale e una politica del territorio. Vorrei far conoscere ai cittadini di Scarperia e San Piero, ai miei concittadini, che il servizio deve essere dato per loro. La funzionalità delle sedi amministrative, di ciò che amministra il pubblico, deve rimanere sul nostro territorio. Deve essere non implicitamente dato da scelte politiche che non vengono dalla loro volontà, cioè dall'espressione dei cittadini, quindi della massima espressione della democrazia, ma purtroppo troppo spesso arrivano da enti superiori. Per questo vi dico...
cercate e date la possibilità a tutti, attraverso la vostra scelta, votando la nostra lista civica, di poter cambiare questo sistema di governo. Bertini. Allora, io chiedo di votare la lista Liberamente a Sinistra perché il Comune non sia un semplice esattore delle tasse, ma orienti le politiche del governo e garantisca i diritti essenziali del cittadino. Diritti alla salute, diritti alla scuola, diritti ad ambienti sani, ad un lavoro che permetta una vita dignitosa e all'autodeterminazione della persona e all'uguaglianza di tutti i cittadini. E questo chiedo che la cittadinanza ci appoggi con il voto in modo che insieme a noi possa criticare il presente, criticando il presente possa costruire un futuro migliore. Io ringrazio voi per averci seguito, per aver seguito questa puntata di Malacoda. Ringrazio Luca Parrini, Lista Civica 2 Idea 2.0, Tatiana Bertini, Liberamente a Sinistra, Federico Ignesti, Centrosinistra grazie, con Ignesti sera. Sindaco per Scarpieri e San Piero, e poi Michelangelo Marsili, Movimento 5 Stelle. Grazie a noi tutti. Ci vediamo domani con grazie una nuova puntata. Buona serata a tutti.